La tecnica vocale, migliorare il proprio potenziale. Domande e consigli. Tommaso Ferrarese. Cantare e anche rapportarsi con la melodia. Ci può fare qualche esempio su come rendere musicali i vocalizzi? Allora, la cosa più importante per sposare tecnica e musica e quindi per rendere più musicali i vocalizzi e quindi per portare lo studio tecnico alle canzoni, che è una delle cose più difficili, è quello di iniziare a, passati i primi momenti in cui si imparano i vocalizzi più semplici, a cogliere le assonanze tra intervalli e melodie, anche di canzoni che conosciamo, abituarsi a sentire che sapore ha un vocalizzo cambiandogli sotto gli accordi. Questa è una cosa che io faccio spesso, cioè anche soltanto prendendo un vocalizzo di due note su una terza minore, che io posso farlo anche su una nota sola. Posso tenere semplicemente una nota lunga e fare. E abituarmi a mantenere una nota con il paesaggio sotto che cambia. È interessante anche capire che ogni frase melodica è di per sé un vocalizzo. Avrà delle parole, il che mi aiuta a impostare la mia tecnica anche con tutte le variabili di un testo, però posso semplicemente prendere una frase e maybe I'm foolish, e questo diventa il mio proseguire nell'estensione, come faccio con qualunque vocalizzo. Se ho per esempio problemi tecnici a fare una canzone o una nota di una canzone, abbassare quella frase e usarla come vocalizzo è la maniera più rapida per capire dove andare a finire. Un'altra cosa che è molto utile è maybe I'm foolish, capire ogni singola sillaba che il lavoro mi richiede, con che suono mi esce, prima di decidere come voglio vestirla musicalmente. Un'altra cosa molto interessante è abituarsi a spostare ritmicamente gli esercizi. Se io ho, quindi ho questi quarti, posso fare anche, quindi andare sui sedicesimi in levare. Questo mi porta a allenarmi a impostare il suono, che nella voce è sempre in battere. Noi non cantiamo mai aspirando, ma cantiamo sempre soffiando, quindi abbiamo solo un andamento in battere. Fare i levare può essere ben più difficile che farli per un batterista alternando le bacchette o per un chitarrista alternando la plettrata. In questo caso, per noi è mettere un accento che è in battere fisicamente e mentalmente e metterlo in levare, quindi abituarci a scandire ritmicamente una cosa che, siccome richiede la coordinazione di diaframma, addominali, pronuncia e tutto quanto, è importante che tutto sia coordinato a tempo. Quindi provate a mettere anche un vocalizzo tradizionale sfasato di un ottavo e vedrete quanto diventa difficile cantarlo. Quindi allenarsi su queste cose, visto che la musica non è fatta tutta di scale maggiori in battere sull'accordo di do maggiore, diventa un modo per dare varietà allo studio, che lo rende meno noioso e quindi vi porta a essere più attenti, e altresì a abituarvi a prepararvi a qualunque forma o alla maggior parte delle forme di varietà che troviamo nella musica.